Aperti gli stand alla 24esima sagra del Fungo Chiodino, protagoniste di questa prima giornata sono la moda e la musica. Dalle studentesse del CF Pilonati alle modelle per un giorno, passando per i balli di gruppo e concludendo con la tradizione del ballo liscio. Abbiamo ascoltato alcuni dei protagonisti di questa giornata. Siamo qui oggi per la sfilata con alcune delle nostre ragazze del corso moda che hanno presentato alcuni degli 80 capi che hanno realizzato per la sfilata di fine anno che teniamo ogni anno presso il Palatenda, abiti completamente realizzati da loro, disegnati e realizzati con stoffe scelte da loro. Insegno a queste ragazze con tanta passione, sono stata scelta fra tanti professori, lo dico con orgoglio perché è un lavoro che richiede tanta passione, studio e ricerca ed è quello che sto trasmettendo alle mie ragazze. I capi realizzati sono, come dicevamo, fatti proprio da loro, cuciti, tagliati, provati, riprovati, insomma, esatto, disegnati e scelti. È veramente una grande soddisfazione vedere queste ragazze che con entusiasmo partecipano a questi eventi e si sentono protagoniste per una volta. Il prossimo appuntamento sarà brevissimo. E probabilmente per Natale verranno organizzati degli altri eventi e sicuramente non mancherà la sfilata di fine anno al Palatenda. È un evento molto importante dove c'è tantissima gente che viene ad ammirare le realizzazioni di tutto il gruppo FOPA, perché non c'è solo il CFP ma ci sono anche altre realtà molto importanti di cui noi ne siamo veramente fieri. E che dire, vi aspettiamo numerosi. Io mi faccio aiutare in queste due parole dalle nostre due modelle, stiliste, alunne del CF Pilonati, perché sono state loro le protagoniste di questo appuntamento a Dello. E saranno con noi anche nelle date di Open Day, che volevo già segnalare, le prime due del mese di novembre, 22 e 29 novembre, CF Pilonati, via Tommaseo a Brescia. Aspettiamo i ragazzi che hanno un'idea di voler lavorare nel mondo della moda per farli incontrare con la nostra realtà e anche quelli che vorranno un domani diventare dei professionisti del mondo commerciale nel CAD e nel turismo. Siamo con la Sagra del Chiodino per presentare le nostre collezioni, diverse linee, una più urbana, una un po' più rock e poi per gli abiti da sera. Le nostre linee vengono realizzate sul territorio bresciano, cerchiamo di realizzare dei capi con dei tessuti pregiati, facciamo anche sartoria, quindi per ogni esigenza riusciamo sempre ad accontentare la cliente. E per contattarci si può andare sulla pagina Facebook Vittoria B per gli abiti da giorno, Vittoria B Couture per gli abiti da sera, oppure contattando il numero 392 60 58 969. Bene, io sono Mario di Super TV e con grande piacere questa sera ho trattenuto il pubblico con molta tradizione, perché questa ormai è diventata una tradizione anche per quanto riguarda la Sagra del Fungo Chiodino, che è arrivata alla sua 24esima edizione. Voglio soltanto ringraziare naturalmente anche l'editore di Radio Vera e Radio Bruno che ci hanno chiamato qui questa sera per fare festa, e abbiamo unito una tradizione nella tradizione con la musica e con questa festa che ha avuto il piacere di richiamare veramente migliaia di persone a riscoprire un po' le terre basse.